Un altro problema si presenta sullo scenario dei comuni italiani. Questa iniziativa del ministro Monti per appropriarsi, questo credo che sia il termine da poter usare, delle tesorerie dei comuni, delle province e delle regioni. E chiaramente i comuni contano sul, come dire, il versamento dei contributi dei propri cittadini e questi li versano chiaramente con normalissimi contratti perfettamente legali presso le loro tesorerie e nelle loro banche, dalle quali hanno i relativi interessi trattati sicuramente al meglio e tutta una serie di agevolazioni sotto il profilo, perché no, di sponsorizzazione. Tutto questo verrà a mancare ai comuni. Un ulteriore taglio quindi di contributi che sono destinati poi al sociale e alla cultura dei comuni. In generale i sindaci utilizzano questi piccoli finanziamenti proprio per questo, e un ulteriore esproprio da parte di risorse dei cittadini e quindi dei comuni che vanno allo Stato. Ci sembra di poter dire con molta tranquillità che questo ha aspetti legali di dubbia interpretazione e comunque è una cosa che non è possibile accettare da parte dei sindaci.